Salve a tutti, io sono DronGamer e benvenuti in questo nuovo video. Sento profumo di reaction quest'oggi. Devo dire che le ultime vi sono piaciute veramente un sacco, a parte quando il bot di YouTube decide di bannarle e di cancellarle perché è bastardo nel profondo. Oggi vedremo foto e video di situazioni così improbabili che se non ci fosse per l'appunto la suddetta foto o video nessuno ci crederebbe. Ne approfitto ovviamente per ricordarvi che ancora per pochissimi giorni, fino a domenica sera al massimo, saranno disponibili nello store le nuovissime magliette, tazze, cuscini e chi più ne ha più ne metta, insomma tutti i bellissimi gadget del canale. Mi raccomando, non fateveli sfuggire. E come sempre nei commenti fatemi sapere quale secondo voi è la foto o il video più strano che avete visto in questa reaction. E se avete situazioni del genere, beh, parlatemene ovviamente nei commenti. Ammettiamolo, il DeLonGamer dovrebbe andare in vacanza, dovrebbe prendersi una pausa, uscire da questo maledettissimo appartamento, trovarsi magari un luogo di villeggiatura tranquillo e rilassarsi. Tuttavia, se sono sfortunato come questo tizio, il cui vicino di casa sembra essere un orso polare, ecco che le vacanze prendono inaspettatamente una piega veramente molto brutta. Peraltro sto tizio è arrivato con l'idrovolante, il cagone. Cioè, io non so dove abiti sto signore, però ammetto, magari me ne torno nel mio appartamento. Al massimo ci trovo l'assistente che ha più o meno la stessa espressione perché c'ha voglia di lasagne, però di solito sbrana di meno. Oddio, neanche tanto. Vivo anch'io in un luogo pericoloso, mi sa. Fatto sta che voglio dire no, no e poi no. Come faccio ad avere un orso come vicino di casa? Avanti! Ammettiamolo, quando guardiamo un gioco horror diciamo vabbè, ma è impossibile che certe cose capitino anche nella vita vera. E poi ti scopri piante del genere. Sono quelle piante carnivore che l'insetto ci va dentro attirato da, mi pare, una sostanza che si trova all'interno del fiore stesso e poi gnammete, loro si chiudono e si mangiano vivo, si digeriscono vivo il povero insetto. Questa ha sviluppato talmente tante bocche che da qualunque parte gli arrivi, questa magna di tutto. Che se ci arriva una colomba, un piccione, questa se magna pure la colomba e il piccione, ma è una roba assurda. Se per errore sbrissi e ci finisci di faccia, quella ti sbrana via la faccia, altro che gli zombie di Resident Evil. Maronne, sicuramente è stata creata dall'Umbrella Corporation, io la butto là. Oh, buongiorno, che succede qui? Ma inquietantissima! Sembra proprio che qualcuno abbia trovato un occhio di vetro che è rimasto, non lo so, tipo incastrato dentro una roccia, o la roccia stessa si è formata attorno all'occhio di vetro. Ma no! No, vabbè, non penso che nessuno abbia volutamente fatto una composizione del genere. Queste sono le stranezze di madre natura. Ma immaginati lo spavento se sei lì tranquillo che cammini magari lungo la spiaggia o che so io e ti trovi una roccia che ti guarda, letteralmente. Mamma mia, no, no e poi no. Ok, apparentemente questa può sembrare una scena di un film horror o di avventura, che so io, i nostri eroi si sono rifugiati nel cimitero durante il cliffhanger finale, le fiamme stanno arrivando letteralmente da tutte le parti. No, non ci sono eroi qua, ci sono solamente i pompieri che stanno cercando di salvare questo povero cimitero che in qualche modo è andato in fiamme. Non so se sono state magari qualcuno con le candeline, ne ha messe talmente tante che ha dato fuoco a tutto, non lo so nemmeno io. Qualcuno effettivamente è troppo zelante con i cerini, ma... qua è una brutta situazione. Oh, i morti sono già morti della serie, peggio di così non gli può andare. Sì, ma che sfiga, dai. Tu ti sei appena comprato la casa nuova e un paio di mesi dopo cosa succede? Ti si apre una boia di dolina all'interno del tuo giardino di casa. Se notate bene, questa dolina ha un aspetto molto artificiale ed in effetti, sapete che cos'è questo? È un vecchio accesso ad una miniera medievale. Sì, avete capito bene. A quanto pare hanno smesso di utilizzarla secoli addietro, non l'hanno tappata più di tanto e a un certo punto sbrunfete che si riapre il cratere. Fosse stato un fenomeno naturale non avresti avuto un buchino così piccolo, ma magari un cratere grande centinaia e centinaia di metri. Diciamo che ti è andata anche di chiurlo, perché la situazione riesce a rimediarla, sperando che magari non ti abbia ingoiato il parenti, la nonna, cioè se la suocera ancora chi se ne frega. Speriamo non il cane. Questa foto ci riguarda da vicino. Questa praticamente è una vecchia fabbrica della Fiat nel 1929. Ma la cosa più strana è che qui costruivano le macchine e sul tetto hanno costruito una pista. No, non sto scherzando, guardate che roba, queste sono le auto da corsa che loro testavano praticamente in una sorta di circuito direttamente sul tetto. Qualcosa di incredibile, non immaginavo che avessero avuto un'idea del genere. Ma voglio dire, tanto sul tetto normalmente non ci fai nulla, mettiamoci una bella pista, così effettivamente nessuno dall'esterno può vedere cosa stai costruendo. Se notate bene si nota anche la scritta della Fiat al contrario direttamente qua. Bellissima questa foto d'epoca. Oh mio Dio, no, no e poi no. Allora, prima di tutto, cosa ci fai all'interno di un gigantesco tubo di scarico? Ma vabbè, dettagli.
Qualche furbacchione ha pensato bene chissà quante settimane, mesi o anni prima di mettere all'interno un pupazzo a forma di clown. Ovviamente tu devi entrare con la torcia, immagina il povero dipendente comunale che va lì per far manutenzione e si trova It ad attenderlo lì sotto, se ci mettevi anche un palloncino io morivo all'istante, siamo onesti. Però il bastardo, cioè questi sono gli scherzi che ritengo inutili, perché se non puoi vedere la faccia della vittima, e dov'è il gusto? Signori, io capisco che i Nokia siano praticamente indistruttibili, quindi effettivamente se vuoi creare un muro che resista a tutto, ma mettici, no, non i mattoni, no, che il cemento armato. Ci metti i Nokia 3310. Beh, questo non è un 3310, ma ci siamo capiti. Dicevo, ti fai un bel muro con i Nokia 3310 e quel muro ti resisterà anche ai carri armati. Qui molto più probabilmente il tizio che ha costruito il muro gli deve essere finito il cellulare in mezzo alla malta senza che se ne sia accorto, e qualche anno dopo direi che qualcuno se ne è accorto, popò una cifra. Probabilmente si è staccato il pezzo di malta più leggera qui, rivelando l'oggetto nascosto. Oh, guardate che il cellulare funziona ancora, se gli ricarichi la batteria hai un cellulare antico ma praticamente nuovo. No vabbè, questa cosa è stranissima, praticamente questa è una gigantesca scultura vecchia più di 1000 anni, ok? E ha grandezza d'uomo nel vero senso della parola, perché hanno fatto i raggi X e cosa hanno scoperto? Che dentro la suddetta statua c'è effettivamente il cadavere, probabilmente mummificato, di un monaco del tempo. Potete vedere che effettivamente ci sono tutte le sue ossa e ovviamente il suddetto cadavere. Infatti sì, ci notate, ci sono le parti più scure, probabilmente sono i tessuti o del corpo o il tessuto stesso degli abiti del monaco, che sono rimasti invariati nel tempo. Vabbè, che scoperta incredibile e assurda! Non pensavo ci mettessero per davvero i cadaveri dentro. Complimentoni! È sicuramente lupus, disse Dottor House. No, in questo caso il lupus non c'entra niente. Il paziente è arrivato in ospedale lamentando di avere alcuni attacchi, mal di testa e via dicendo. Dopo una scansione si sono accorti che dentro la sua testa è pieno zeppo di pallini di piombo. A quanto pare anni prima la moglie gli ha accidentalmente sparato col fucile mentre stava mirando ad un procione per spaventarlo e allontanarlo dalla proprietà. La donna, essendo un po' donna, ha una mira di M, ma vabbè, dettagli, e ha preso in pieno il marito. Penso di aver capito perché il tizio abbia dei mal di testa e una gran voglia di divorziare, eh? Io la butto là. E poi ogni tanto nella vita ci sono le botte di chiurlo assurde. Questo tram ha deragliato all'improvviso e guardate che roba, si è fermato praticamente sopra la coda di una statua a forma di balena o qualche altro animale marino. Altrimenti sarebbe precipitato di sotto, che la caduta non è eccessiva, però insomma di sicuro, oddio, c'è un corso d'acqua. Poteva finire decisamente molto peggio, ora che noto bene, eh. Meno male che qualcuno ha pensato bene di metterci la statua, altrimenti... Oh, mi dicono dalla regia che questo è il cielo di Roma l'anno scorso. Sembra che ci sia stata un'invasione di... Cosa sono, cavallette? Non so nemmeno io cosa boia siano, penso siano cavallette, la butto là. E... wow! Effettivamente è molto inquietante, sì sì, siamo decisamente in Italia a giudicare dalle auto. Maronne, a me mi è successo quando ero in Veneto, improvvisamente un gigantesco stormo di uccelli, ma saranno stati... non lo so, 10-20.000 uccelli, praticamente hanno solcato il cielo per, penso, oltre 10 minuti, continuavano a passare, a migrare probabilmente. È stata una scena che neanche sul film Gli uccelli di Hitchcock. Ammetto per un secondo, ho detto, ah, l'apocalisse! E ci tengo a ribadirlo che ogni tanto se una nave affonda non è proprio colpa di Schettino. La nave in questione prima di tutto è una petroliera che ha ovviamente gettato l'ancora. Quando l'hanno tirata su hanno scoperto di aver letteralmente arpionato un vecchio siluro inesploso, probabilmente della seconda guerra mondiale, o vai a sapere di quando. Siluro inesploso più petroliera, io la butto là. È un brutto binomio, eh. Mollalo giù con molta ma molta delicatezza, mi raccomando. Cioè, io capisco che uno possa cagare cose brutte, ma in questo caso io non so cosa avesse mangiato il tizio. Praticamente questo signore ha comprato un vecchio immobile da ristrutturare, stava dando un'occhiata alla proprietà all'interno e nel bagno, abbandonato da chissà quanti decenni, ha trovato questa scena abbastanza inquietante. Qualcuno, un po' come il tizio col clown di It di prima, ha pensato bene di fare uno scherzone. Ammetto che ti piglia il peggio infarto, eh. Porche di quelli per porche, che scherzi di M, giovani. E quando non sai più dove scaricare l'immondizia, ma che domande, non ci sono problemi. Trova uno spazio aperto vicino a una foresta dove non passa nessuno e butta lì tutto quello che hai all'interno del camion. Ora,
Qua di camion ce ne sono passati veramente un bel po'. Questi sono praticamente piatti, bicchieri e via dicendo, tutti di porcellana, in mezzo al nulla. Cioè, notate l'altezza del tizio e la pila incredibile di porcellona che c'è qua dietro. Ma perché dovete inquinare in questo modo? Ma che tristezza! Di certo è una scoperta abbastanza inusuale. La cosa inquietante di questa foto è che prima di tutto è stata scattata in Australia. Lo sapete bene che l'Australia è un po' il buco del chiulo della Terra, dove accadono tutte le cose più brutte. Tutti gli animali più grandi, grossi, brutti e pelosi e schifosi stanno in Australia. Qualunque cosa letale sta in Australia. Perché la gente vive in Australia? Ma vabbè, dettagli. Questa foto non è fatta con un filtro. Questo è il colore naturale di una cittadina dell'Australia nel periodo dei fuochi. Qualcuno ha dato fuoco alle foreste, perché sapete che le foreste soffrono di combustione spontanea, ma proprio mai nella vita. Qualche piromane bastardo. E questo è l'effetto alla luce delle polveri leggere, probabilmente, che si sono sollevate in cielo. Sembra un po' la fine del mondo, o è una normale giornata in Australia, non lo so nemmeno io, eh. Siamo onesti, quando andiamo dal dottore siamo già abbastanza nervosi, nessuno vuole stare normalmente vicino a un medico, hai sempre paura che ti diano delle brutte notizie. Tu sei lì seduto nella sala d'aspetto, che stai anche poco bene, e ad un certo punto noti qualcosa di inquietante che ti fissa dalla finestra lassù. Ora, tu dirai, no vabbè, ma questa è una statua. No, no, questo è il tuo dottore. Questo è il tuo dottore prima che si sia fatto la barba, truccato un attimino e dato una sistemata. Io cambierei medico, ma molto rapidamente, eh. Allora, voglio darvi più o meno 15 secondi per tentare di capire cosa c'è di sbagliato, anzi di sbagliato, diciamo di inusuale, nella suddetta foto. Vi do un piccolo indizio, guardate le mani delle persone. No, non le mani del tizio, le mani della nonna. La nonna, praticamente, onde evitare che gli rubino la borsa, si è portato via un piccolo trucchetto per la difesa personale. Il tirapugni. Si è portato via un tirapugni. Tu provi a rubargli la borsa, lei ti ruba la faccia, letteralmente a cragnottoni. Hai capito la nonnina in metropolitana? Oh, mica scema lei, eh? Signori, mi dicono dalla regia che in Algeria ci siano sti cosi. Non so che scopo abbiano, perché tu abbia dovuto fare una papero banana, una bananapera, non so nemmeno io come chiamarla, ma ce ne fosse uno direi, ah ok, che strano. Ce ne sono due, e probabilmente ce ne saranno anche altri. Se siete dell'Algeria, o sapete questa curiosità, me lo spiegate nei commenti, perché non ci trovo un valido motivo, oltre al fatto che mi è inquietantissimo, tanto cielo. Ragazzuoli, non dà fastidio anche a voi quando la gente spreca il cibo? In questo caso hanno pensato bene di mettere un calamaro gigante, guardatelo, è enorme, è lungo quanto una cavolo di auto. Cioè, praticamente l'hanno buttato su un parcheggio. Non capisco perché, a parte che questo parcheggio non è riservato ai calamari, sono abbastanza sicuro. Ma è una mia impressione o lo hanno, non lo so, lo hanno condito? Cos'è, una bottiglietta d'acqua? Lo hanno bagnato e è ancora vivo? Penso che sia leggermente morto, ma cosa ci fa su un parcheggio? Perché? O è il mezzo di una sirenetta che doveva andare un attimo in bagno, non lo so nemmeno io. Perché non capisco perché ci sia un calamaro gigante. Qualcuno me lo spieghi, per favore. Ragazzi, io capisco che la vita sia strana, ma come ha fatto una boia di lucertola a entrarti dentro al microonde? Cioè, non nel cassettino qui a lato dove normalmente ci cucini qualcosa. Questo praticamente è il display dell'orologio ed è un microonde, perché c'è scritto popcorn, cucina o riscalda. Lucertolina, ti hai trovato un brutto posto effettivamente in cui andare a vivere, perché presumo che l'interno non sia poi così schermato. È schermato verso l'esterno, ma non verso l'interno. Quindi adesso tu o butti via il microonde o trovi un modo per far uscire l'animale, o accendi il microonde e tanti saluti. Magari dici, vabbè, a me la lucertola al microonde piace, la faceva anche mia nonna. Oh, magari, io non giudico, mangiate quello che vi pare, gente. Ecco, perfetto, mi era venuta la bella idea di andare in Florida, magari una bella settimana in campeggio vicino alla palude, perché siamo onesti, a chi non piace visitare la palude della Florida? Maronne, vado in montagna in Italia o la palude della Florida con gli insetti? Ma che domande, la palude della Florida con gli insetti? Ah sì, è vero, ci sono anche i coccodrilli, ecco, quello potrebbe essere un problema. Soprattutto se esci la mattina per fare la pipì, porco cane, e il pipino te lo mangia uno di sti cavolo di coccodrilli. Potrebbe essere un po' pericoloso. Ecco, magari evitiamo la Florida, evitiamo anche l'Alaska prima con gli orsi polari. Evitiamo tutta l'America, evitiamo l'Australia. Dove vado in vacanza io adesso, ragazzi? Allora, o qui c'è qualche burlone,
Oppure il signore vive in Australia. Praticamente l'inserviente di questo ufficio è stato chiamato all'improvviso perché gli ha detto: ascolta, vengono degli strani rumori dal bagno, come se ci fossero dei grilli. Lui ha sentito che il rumore proveniva dal contenitore della carta igienica, quelli grossi a muro, e dentro non ci ha trovato i grilli, no, ci ha trovato una famiglia di rane, perché ovviamente non so da dove siano venute. O sono emerse dal gabinetto. Sapete che ogni tanto ci sono quelle foto di gabinetti pubblici e dentro ci sono 60-70 rane. Vabbè, oh, non davano fastidio a nessuno in effetti, eh. Però ammetto, mentre tiri giù la carta igienica a ritrovarci la rana e ti ci pulisci il culo, non è proprio il massimo, ammettiamolo. No! No, oddio, no, povero tizio. Povero tizio, a quanto pare lui la pupilla non ce l'ha al centro come tutti noi. Ce l'ha più in basso. Mi dicono dalla regia che in teoria, salvo intoppi, vedono abbastanza normalmente queste persone. Ah, non sapevo che esistesse una cosa del genere. E il tizio si domandava: non ho mai capito perché le persone quando parlano con me all'improvviso si interrompono e fissano il mio occhio. Per quale motivo? Ma non lo so, guarda, secondo me perché c'hai delle belle ciglia, bellissime ciglia, dico io, sarà per quello, credo. E poi ovviamente ci sono i ricchi. Ai ricchi non gliene frega niente. Il ricco vive su un altro piano esistenziale, fatto di milioni e milioni di dollari in più di te. Quindi, porco cane, ci puoi scommettere che io la mia partita a golf me la finisco? Non me ne frega niente se nel frattempo c'è un incendio che sta letteralmente devastando la foresta e entro 10 minuti probabilmente si ingoierà anche il campo da golf. Io devo vincere la partita, porco cane. Ho scommesso 50 euro col mio amico, porca boia. Mi domando il perché. No, davvero ragazzi, mi domando il perché i vandali abbiano deciso di vandalizzare per l'appunto questo treno e con le bombolette spray lo hanno letteralmente fatto da cima a fondo color argento. Tutto, tutti i finestrini, le porte, tutto il treno. Cioè, a parte non so quanto ti sia costato di bombolette, avrai speso qualche migliaio di euro, ma è inquietantissimo, sembra uno strano veicolo che viene dal futuro. Non è neanche male l'effetto, se non fosse che dall'interno non poter vedere l'esterno. Deve essere inquietante, non sai nemmeno in che stazione ti trovi. Ma dai, ma che cosa assurda. Brutto giorno per essere un elettricista del comune, eh. Ti dicono: guarda, c'è un problema alla centralina, vai a dare un'occhiata. E dentro ci trovi, boh, credo sia tipo un serpente a sonagli, la butto là. Di certo non è una creatura molto pacifica. Se ve lo state domandando, no, non so se è l'Australia. Ma sicuramente accade anche in Australia. In Australia ci trovi il serpente, il ragno, il coccodrillo e anche un incendio all'interno. Ci trovi tutte queste cose assieme, siamo onesti. È proprio vero che nella vita non si finisce mai di imparare, ma in questo specifico caso vorrei dimenticarmi quello che ho appena visto e quello che ho appena appreso. Ora voi direte: vabbè, Lon è un ragno morto. Non proprio, questo è, diciamo, è un ragno zombie, perché è completamente ricoperto da una sorta di fungo. Ora, il ragno è un po' vivo e un po' morto, probabilmente è il fungo che lo controlla, ma si muove. Non sto scherzando, il tizio che ha scattato la foto ha detto che l'ha trovato nella sua cantina e il bastardo si muove. No, Ciccio, prendi la benzina, prendi un accendino, ricopri la casa di benzina, usa l'accendino e vai via. Vai via senza mai più guardarti indietro, è la cosa migliore da fare. Ora, sappiamo tutti che un tempo la gente faceva cose veramente molto strane. Questa è una pubblicità presa da un vecchissimo giornale, presumo anni 40, forse 50 a giudicare dalle auto. E vi sarà capitato anche a voi che dovete trasportare la vostra capretta e non sapete dove metterla, cioè metterla in macchina no, perché magari ti sporca i sedili. No, non il cane ragazzi, la capra, tutti buoni con il cane. Quando sei un attimino più altolocato giri con la capretta. E quindi cosa si sono inventati? Ma che domande! Il portacapre da auto! Praticamente tu metti la capretta dentro il suddetto sacchetto, c'è anche il buchino per la testa e ci sono degli uncini che ti permettono di bloccarla direttamente sul finestrino. Tu tiri giù il finestrino, blocchi il sacchetto con gli uncini, ci metti la capretta, il bastone sotto evita che si possa rompere il sacchetto e puoi tranquillamente trasportare la capretta e portarla con te, perché è una cosa assolutamente normale. Ok, mi dicono dalla regia che questa volta è confermato, siamo nuovamente in Australia e ovviamente lo potete capire da quello che state guardando. Se non siete certi, questa è una pallina da tennis della serie, vabbè, ok, lo sapevo anch'io, Lon. Questo è un chicco di grandine.
un piccolo, tenero, adorabile chicco di grandine. Dove? In Australia. Perché se non hai gli incendi che ti devastano la foresta, hai la grandine grande quanto una pallina da tennis che ti distrugge casa stile meteora. Se ti piglia a te ti uccide, se ti piglia la macchina esplode direttamente l'auto, causando poi l'incendio che abbiamo visto un paio di foto fa. Quindi è tutto collegato in Australia. No, non ci credo. È Rocchio, è così grosso che non riesco a farlo stare neanche in tutta la foto. Ma no, hanno fatto una ricostruzione del Quetzal di Ark, che poi, vabbè, è una creatura che penso sia esistita realmente mille milioni di anni fa. Porco cane, era veramente un grande grosso uccellone. Non il suo, buon uomo, parlo della creatura. Già me lo vedo con la basetta qua dietro. Ah, i bei tempi di Ark. Cioè, bei tempi per voi, grandissimi porchi per me. E Lon quando torni su Ark, non lo so. È un po' come Scrub Mechanic. Ci torneremo? Boh, voglio dire, spero di avere una vita ancora molto lunga. Quindi c'è tutto il tempo di sto mondo per ritornare sia su Ark che su Scrub Mechanic. Ora godetevi il mio grande grosso uccellone. E poi c'è il tizio che stava tranquillamente guidando la propria auto. Improvvisamente un suono tipo un botto, o dice: oh porco cane, vuoi vedere che ho forato la gomma? Quindi giustamente si ferma, guarda le ruote sono a posto, e poi ti accorgi che questo è il foro di un proiettile che ha passato la tua auto da parte a parte e tecnicamente ti ha mancato di circa 50 centimetri. Ora, il dubbio mi sorge spontaneo. Volevano ucciderti o passavi di là e sfiga ti sei quasi preso un proiettile in faccia? Vabbè, nel primo caso che fortuna, nel secondo mi scappa presto! Beh, una cosa è certa, avrai la conferma che il tuo ex fidanzato era un bastardo quando, dopo averlo mollato, torni a casa tua alla fine di una giornata lavorativa e scopri che non solo si è portato via tutti i suoi oggetti, ma si è portato via anche il tuo gabinetto. Cioè, il tizio la doveva odiare profondamente, eh? Ce l'era non solo legata al dito, cioè questo se l'è legata al gabinetto tanto da portarselo via. Cioè, immagino quanto ci sia voluto a smontarlo. Ma poi perché il gabinetto? Ma che schifo, avanti, uomo! Poi, ovviamente, durante il periodo della pandemia, perché sono foto di alcuni mesi fa, prima del vaccino, c'è chi è andato un attimino fuori di testa e... un po' tanto fuori di testa, e si è ricoperto di carta igienica l'intero volto e si è messo l'interno del rotolo in cartone sugli occhi, perché ovvio, doveva dare un supporto in modo tale che così la carta non gli coprisse gli occhi. È una spiegazione completamente logica, ragazzi. È diventato probabilmente un personaggio di Guerre Stellari. Io mi vergognerei, ma giusto un po', probabilmente alla fine non aveva la mascherina e doveva giustificare il suo comportamento. No però, dai, no, ma che schifo. Per inciso, questo è il comodino della signorina che durante la notte tiene il bicchiere con l'acqua. E io faccio la stessa cosa perché mi capita di russare un pochettino e mi si secca la gola durante la notte. E pertanto il bicchiere è molto utile. Per fortuna che quella notte, non so perché, ha acceso la luce prima di prendere il bicchiere. E all'interno c'era lui! Cioè, che se no te lo ritrovavi in bocca! E dai, no! A proposito, è capitato in Australia sicuramente, E ovviamente non può mancare il bizzarro incidente di questo tizio. Lui si stava divertendo con il suo skateboard lungo la pista, è scivolato, per fortuna che aveva la ginocchiera, perché sennò questa piccola scheggia di legno gli sarebbe finita probabilmente nel ginocchio. Questa piccola, tenera, adorabile scheggia di legno lunga più o meno 40 centimetri ha distrutto la ginocchiera, non dico altro. No, ma sta cosa è bellissima. Mi dicono dalla regia che questo è un deposito di carbonato di calcio. Praticamente questo è un tubo e questo è il deposito di calcio che si è andato a formare, dato che l'acqua è passata all'interno del suddetto tubo per chissà quanti decenni, vai a sapere, e pian pianino, una molecola alla volta, ha creato praticamente questo gigantesco deposito. Si vede che i tubi cominciavano a essere un po' intasati e davano problemi. Quando l'hanno aperto, hanno trovato sto cilindro di carbonato di calcio. Oh, una volta tanto un'immagine carina e piacevole, che bello. E quel momento inquietante in cui sotto il tavolo dove pranzi abitualmente, e tu sei una donna che porta la gonna magari, dicevo, sotto il suddetto tavolo ci trovi un dispositivo di registrazione, con tanto di SD card, pulsante d'accensione e via dicendo, lasciato da qualche collega con la passione... per qualcosa di molto ma molto illegale. Ora, la cosa più semplice da fare è non toccarlo, chiamare la polizia. Il pirla avrà sicuramente lasciato le proprie impronte. Prendi tutte le impronte dei tuoi colleghi e vediamo chi è il simpaticone. Vediamo chi va in carcere questo mese. Bambini, non vi spaventate.
Può sembrare una cosa sbagliata, ma quello che state guardando non è altro che una doccia a forma di clown. Infatti vedete qua che c'è il rosone della doccia? Vedete la manopola dov'è? È in un punto assolutamente normale, ok? Potete palpeggiare il clown, state tranquilli, è una cosa normalissima. Cioè, io già odio i clown, ma dopo questo avrò probabilmente il blocco della crescita. A me come adulto mi è venuto il blocco della crescita, della panza spero, perché vabbè, lasciamo stare che è meglio. E capisci di vivere negli Stati Uniti quando eri lì tranquillo in camera tua che stavi dormendo e all'improvviso un'aquila ti sfonda il vetro della finestra e ti devasta la camera cercando la via d'uscita? Per fortuna tendenzialmente negli Stati Uniti hanno i vetri singoli, quelli che se scorreggi troppo forte esplodono, quindi l'aquila non si dovrebbe essere fatta male più di tanto, però ti ha letteralmente sì, devastato la stanza, devi rimpiazzare la finestra e via dicendo. L'importante è che l'animale sia salvo, dai, siamo onesti. Ok, ho appena scoperto che a quanto pare ci sono persone che hanno i tentacoli sotto la lingua. Questa non lo sapevo. D'ora in poi eviterò il bacio alla francese, ok? Come prima cosa dico, donna tira fuori la tua lingua, poi casomai limoniamo. Perché, no, vedi i tentacoli che si muovono e ti toccano la tua di lingua, no! No, 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 no. Mai più slinguazzare una donna. Guardate questo signore quanto non è contento! Lui è l'inventore del nuovissimo prototipo di sedile per le linee aeree economiche. Sì, hai capito bene! Pagherai una ciolla di niente al tuo viaggio in aereo per star seduto in questi comodissimi sedili. Avrai ben 45 cm di spazio fra te e il sedile successivo. Puoi notare come la posizione delle gambe è veramente comodissima. Cioè, scusa una cosa, ma questo è il sellino di una bicicletta, non è un sedile. Signore, ma lei è un criminale, ma io la sbatterei in carcere. Ma quello te lo ficco sai dove? In verticale però. Mamma mia, dai, cioè io capisco voler risparmiare, ma qua stiamo esagerando. Quel momento imbarazzante in cui hanno appena arrestato il motociclista che ha commesso un reato, la polizia sta raccogliendo la testimonianza dell'automobilista. E il gatto che passava di là decide, vabbè, io mi ci siedo sopra, tanto il tizio non può andare da nessuna parte. E il gatto tranquillo, tranquillo sopra il criminale. Ah no, è il gatto che te lo tiene d'occhio in modo tale che non vada da nessuna parte. Lui è ammanettato, tanto comunque non può muoversi neanche se vuole. Oh mio Dio, non ci credo mai. Questa immagine giurerei di averla già portata. Fatto sta che ho la vaga impressione che l'altro giorno, quando ha piovuto, ci fosse un passante ed è passato un autobus ad alta velocità vicino alla pozzanghera. Non lo so, io c'ho st'impressione, poi magari mi sbaglierò. E poi, in Honduras, c'è questo ponte, e voi mi direte, ma scusate, avete messo male il ponte, perché il ponte va messo sopra il fiume. Ma allora lo vedi che sta gente non sa fare l'ingegnere? No, 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 il ponte è nel punto giusto, perché prima questo fiume passava qua sotto. Poi è arrivato l'uragano e ha detto, te lo sposto io il fiume, e ha letteralmente cambiato la conformazione del terreno, e il fiume da qui adesso passa di qua. Potete capire che il ponte è diventato un attimino obsoleto e inutilizzato, Sti maledetti uragani che vengono a ciularci i corsi dei fiumi. Buono dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Abbiamo assistito veramente a immagini incredibili, scene assurde che mai e poi mai mi sarei aspettato di vedere. Ma il bello di internet è proprio questo, che potete assistere a cose che neanche la vostra mente malata, la mia è malata, quindi parlo per conto mio quantomeno, potrebbe mai concepire. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, quale secondo voi è effettivamente l'immagine che più vi ha fatto dire ma che cocchio sto guardando. Lasciate un bel mi piace se anche voi vi siete divertiti e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!